stroncato a 47 anni mentre lavorava in azienda. È morto così, il 19 giugno scorso, Alessandro Vornoli. È successo all'improvviso, di notte, mentre era di turno alla Baldassari Cavi Elettrici di Lamari, in provincia di Lucca. Ma stando a quanto accertato dai medici legali, l'operaio è morto sì sul lavoro, ma per cause naturali. Ha accusato un malore. L'esame autoptico ha escluso ogni altra possibilità. Il decesso dei Vornoli è avvenuto per un restringimento o una occlusione della valvola aortica. I funerali di Alessandro, foto della Nazione, sono stati celebrati il 2 luglio 2018 alle ore 16 nella chiesa di San Lorenzo Martire a Farneta, dove l'uomo risiedeva, e tanti colleghi avrebbero voluto esserci per porgere l'ultimo saluto ad Alessandro, ma i dirigenti dell'azienda di Lamari hanno deciso di non sospendere la normale attività lavorativa in segno di lutto. Per questo motivo è scattata la protesta dei sindacati FIL, FEMGIL, FEMCA, CISL e UILT e QUILL. Continua: dopo la foto, le organizzazioni sindacali avevano chiesto di sospendere l'attività il 21 giugno, ma pochi giorni dopo è arrivata la risposta dei vertici della Baldassari. Negativo. L'azienda ha comunicato soltanto la disponibilità a concedere permessi orari individuali e su richiesta dei lavoratori. Una decisione che, spiegano i sindacati, ha reso di fatto impossibile avvisare i lavoratori della possibilità di richiedere un permesso. E hanno richiesto un incontro alle istituzioni per valutare la situazione interna alla Baldassari, che continua a dimostrare una scarsa attenzione verso la sicurezza sul lavoro. Continua: dopo la foto, solo nel 2017, si legge in una nota, si sono verificati in azienda oltre 20 infortuni sul lavoro, e il 2018 ha, ad oggi, una media di infortuni sul lavoro superiore allo scorso anno. È una questione di sensibilità, ha aggiunto Paolo Bruni. L'azienda ha seguito la prassi che prevede la possibilità di chiedere un permesso in caso di lutto, ma qui siamo davanti a un caso diverso, visto che Vornoli è morto all'interno dell'azienda, che era il suo luogo di lavoro. Non crediamo che questo sia un caso come gli altri. Continua: dopo la foto, i sindacati, prosegue la nota congiunta, non hanno intenzione di attribuire nessuna responsabilità, e attendono la fine delle indagini degli inquirenti, ma ritengono il comportamento della Baldassari inaccettabile, come del resto? Hanno già denunciato essere inaccettabile che le macchine abbiano continuato a produrre la notte in cui è morto il collega Vornoli. Inoltre abbiamo deciso di non indire uno sciopero per rispetto verso il defunto e la sua famiglia, ma dal giorno successivo richiederemo alle istituzioni preposte un incontro per valutare la situazione alla società Baldassari.